Finalmente in Italia arriva una delle serie TV più sagace e dissacranti del panorama americano e che nella scorsa stagione ha fatto incetta di premi. Di cosa parlo? Ma di Schitt's Creek. Ciao popoli Lega Nerd, io sono Gabriella e bentornato a un nuovo appuntamento con Binge Stream, pillole e consigli dal mondo del cinema e della serie TV. E finalmente il 13 luglio, grazie a Infinity Plus, arriverà in Italia Schitt's Creek, la serie TV creata da Dan Levy e da suo padre Eugene Levy. E forse questo nome vi sembrerà un tantino familiare, anche se effettivamente per tanti di noi Eugene Levy è stato l'iconico papà di Jim in American Pie. Anche Schitt's Creek, Eugene Levy ritorna nei panni di un papà, Johnny Rose, ma decisamente diverso da come ce lo ricordavamo nell'iconico ruolo cult degli anni 90. E Eugene Levy non è l'unico a far ritorno direttamente dagli anni 90, perché accanto a lui troviamo anche Catherine O'Hara, la mamma di Kevin in Mamma ho perso l'aereo. Ci sono già dei validi motivi per buttarci immediatamente su Schitt's Creek. Ma di cosa stiamo effettivamente parlando? Arrivato ormai alla sua sesta stagione con un totale di 80 episodi, Schitt's Creek parla di una famiglia, i Rose, ormai in rovina, ex milionari che sono costretti a trasferirsi nell'angusto borgo quasi fatiscente di Schitt's Creek, e già il nome è tutto un programma. Cittadina che in realtà avevano comprato per goliardia diversi anni fa e che, guarda un po', sarà il nuovo tetto che dovrà ospitarli. Ovviamente i cittadini del posto non saranno così inclini alla stravaganza e al lusso dei Rose, che quindi dovranno adattarsi e soprattutto imparare a vivere in maniera completamente diversa. Ma adesso veniamo a noi. Per quale ragione dovremmo guardare Schitt's Creek dal 13 luglio su Infinity Plus? Beh, ve ne do ben 5 di ragioni. Prima di tutto, la storia. Ok, una famiglia in rovina è effettivamente qualcosa che abbiamo già visto. Arrested Development, da questo punto di vista, è stata una delle serie TV iconiche con protagonista una famiglia in rovina. Ma i plot twist, i cambi di scenario e soprattutto le sorprese in Schitt's Creek sapranno incredibilmente sorprendervi, soprattutto perché poi è una storia che magari parte con immensa ironia, ma andando avanti acquisisce tantissima profondità, tant'è che poi resterete incredibilmente legati a tutti i personaggi, protagonisti e non, che fanno parte della vicenda. Inoltre è molto bello le dinamiche alla base non solo del rapporto de Rose e anche della relazione che andranno a instaurare con le altre persone appartenenti ovviamente alla città, ma soprattutto il loro modo di reinventarsi, di provare a uscire da quelli che sono i canoni della classica famiglia iper mega ricca borghese americana e reinventarsi completamente, adattandosi quindi a uno stile di vita molto diverso da loro. Certo, questo senza perdendo originalità. Seconda motivazione, ovviamente molto legata alla storia, ed è la comedy, quindi il genere. Di serie TV comedy ne abbiamo viste a bizzeffe. Cos'ha in più questa Schitt's Creek? Beh, prima di tutto, ragazzi, è una focina di meme. Non vedevo così tanti meme dai tempi di The Office. Ce n'è per tutti i gusti e ad ogni scena c'è almeno un nuovo meme da poter utilizzare. Inoltre, il genere comedy è trattato in maniera molto molto particolare. Come dicevo all'inizio, è una serie molto sagace, dissacrante, le battute non sono mai scontate, non sono mai volgari e riescono sempre a trovare anche uno sfondo, per così dire, quasi sociale, politico, cercando di prendere in giro tanto un certo tipo di classe quanto un'altra. Inoltre, l'armonia degli attori, quella che è la loro unione, la loro forza, è incredibile, facendo uscire quindi un lato comico completamente diverso. E vi dirò di più, andando avanti, comincia a essere anche leggermente agrodolce, molto molto interessante.
Terzo punto a favore, beh, questo un pochino già l'avevamo anticipato, ovviamente il cast, in primis Eugene Levy e Catherine O'Hara, rispettivamente interpreti di Johnny e Moira. Moira tra l'altro è un'ex attrice di soap opera, quindi vi lascio immaginare la stravaganza di questo personaggio che si ricollega direttamente a serie cult tipo Dynasty, una roba veramente incredibile. Ma parliamo di due attori, due genitori che sono stati genitori cult per gli anni 90, anche se per generi un po' differenti, perché diciamo che il pubblico di American Pie non era esattamente quello di Mamma ho perso l'aereo, o meglio, il pubblico di Mamma ho perso l'aereo cresciuto era il pubblico di American Pie. Qui li troviamo sempre in veste di genitori, però molto molto differenti. Loro sono straordinari, nulla togliere ovviamente agli altri due, però una coppia che scoppia. Quarto punto importantissimo, la famiglia, la concezione di famiglia, ma quante serie TV ci sono con nuclei familiari come protagonisti che abbiamo portato nel cuore per anni e anni e anni. Una delle ultime è Modern Family, la sofferenza, la gioia, l'allegria, tutto un carosello di emozioni che poi alla fine diventano un tutt'uno, diciamo che poi diventano compagni di merende, è come se li conoscessimo effettivamente. Ebbene, con la famiglia Rose proverete la stessa identica sensazione, questo come dicevo prima anche grazie all'unione che poi c'è fra gli attori, che riescono a creare un'armonia perfetta. Quindi famiglia, uno dei motivi essenziali che sicuramente amerete. Quinta motivazione, una delle più importanti, beh ragazzi, parliamo una delle serie che ha fatto più incetta di premi durante la scorsa stagione, infatti vincitrice di ben 4 Emmy, fra cui migliore serie TV comica. Ha trionfato anche durante Critics' Choice e anche durante gli MTV Awards. Incredibile davvero come siano impazziti tutti quanti, soprattutto poi dopo le prime 5 stagioni di questa serie TV, che già all'inizio aveva dimostrato di essere una super serie TV, ma andando avanti è cresciuta ancora di più e secondo me è destinata ancora a crescere, quindi vedremo effettivamente dove ci porterà. Lo scopriremo nell'arco di questi mesi su Infinity Plus, perché dal 13 luglio arriverà la prima stagione e poi fino a dicembre per ogni mese una nuova stagione, quindi i Rose vi accompagneranno veramente per tutta questa seconda metà dell'anno 2021. Schitt's Creek su Infinity Plus, super iper mega consigliato, mi raccomando, poi ne parleremo qui sotto nei commenti, come sempre io vi aspetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, pollicione in su, attivate la campanella e iscrivetevi al canale YouTube di Lega Nerd per restare costantemente aggiornati con i nostri video originals. Io sono Gabriella, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!